15 agosto del 2018, mia madre ha un incidente in casa, sviene in casa. Quanti anni ha tua madre? 75 quest'anno. Ne aveva 73. Sì, ne aveva 73. E 72, ne doveva Vabbè, compiere 73. 82, 73. E, incidente in casa e ha avuto un intervento al perone, alla tibia, Ok, quindi lei ragazzi. all'interno ha un chiodo. E So che significa. spostamento del femore. È sola lei a casa? Quando è successo l'incidente era sola, per fortuna è rientrato subito mio fratello, in questo momento no, c'è cioè mio fratello che ovviamente Ah, un non la fratello non lo lascia. sapevo, Sì, io ok. ho tre fratelli, ok? Due a Barletta e uno a Rimini. E subentrato, allora in quel periodo ovviamente appena mio fratello mi ha chiamato subito, sono andata giù a Vabbè, Barletta, ho certo. lasciato tutto. E tra una cosa e l'altra praticamente io facevo 15 giorni, poi andavo qualche giorno a Roma, ritornavo 15 giorni giù, anche perché in ospedale mia madre voleva soltanto me, per una questione, cioè io Hai detto, dormivo in scusami, ospedale. sei tu e quanti fratelli? Tre fratelli, Quindi sei l'unica donna. l'unica donna. E ovviamente in quel periodo ci siamo un attimo dati il cambio, anche perché io ho un fratello che sta a Rimini ma è sposato con due figli, quindi siamo dati un po' il Vabbè, insomma, cambio. cose normali. Però in ospedale mamma la notte voleva me. E quindi, non lo so, destino, anche in quel momento ho detto, vabbè, prima la La ripresa salute di mia sua, madre, certo. ok? E mia mamma per riprendersi ci ha impiegato 6 mesi, perché prima sulle sedie a rotelle e poi le Vabbè, tutto il stampelle. percorso riabilitativo e Sì, quello che ha sofferto è. tanto perché Paola è una donna indipendente, che nonostante oggi abbia quasi 75 anni, si muove in continuazione, non sta mai ferma. Quindi immagina una Bene, donna con per sulla voi, sedia a un bene per rotelle, voi, certo. cioè lei voleva già alzarsi, ho detto mamma, ma Dove dove cacchio vai? vai? Ma Stai dove buona. vai? Capito? E niente, poi vabbè, io che ho ripreso a lavorare, una serie di Quindi comunque cose. quei mesi lì silenzio, perché Silenzio totale, ovviamente. silenzio totale. Paolo, che ti Però, devo ma secondo dire? te lei aveva capito da quell'intervista? Lei Cioè, aveva. aveva capito Allora, e aveva fatto aveva finta? capito, ma non lo accettava. Non lo Non era ancora accettava pronta. No, non era ancora o pronta per faceva me. finta di niente? Secondo me non era ancora pronta. Ti dico che. Però scusami, non l'accettava, però ti voleva accanto a sé. Sì, quello sì. Quello sì. Quindi te la sei mai fatta questa domanda? Allora. Cioè, non lo so, io non sono genitore ancora, non lo so, non te lo so Allora, dire. Però, considerato che mi sembra un concetto lontanissimo da me non accettare l'amore di una figlia per guarda Paolo, io lo un'altra. sai che ti dico, per me era condizionata dall'ambiente Vabbè, in quello. cui vive, Ma quello è ovvio, ok? quello. Ma poi che cosa è successo? Che l'anno scorso spesso lei sentiva Barbara al telefono. Perché poi si è Come trovata. che sentiva Barbara come? Scusa, Sentiva dopo il Barbara, femore ti che è dico perché successo? sentiva Barbara, perché Barbara, avendo per via dei genitori, Perso i degli amici, genitori, lei. sì, no, però per il fatto che si è dovuta occupare di entrambi i suoi genitori quando erano in vita. E entrambi i genitori sono venuti a Roma al gemelli, quindi comunque lei aveva instaurato dei rapporti di amicizia anche con dei medici al gemelli. Quindi io quando ero a Barletta io le dicevo Barbara, mi hanno mandato questa lastra, non mi convince questa cosa, ti Lei prego, le chiedi. E passava, lei ok. passava tutto al gemelli e mi dicevano allora tua madre deve subire questa operazione. Che è successo? Che io quando ero a Barletta dicevo, guarda mamma, c'è questa persona a cui io tengo particolarmente, che però si chiama Barbara, che però mi dice che l'intervento è andato così, così, io ho delle perplessità su questa cosa. Lei sentiva sempre questo nome, Barbara, 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 Barbara. Barbara, Barbara. Mia mamma non è stupida, aveva capito che questa Quindi Barbara, già prima aveva. chiaramente. L'intervista all'epoca, eh? Barbara, Barbara sempre presente,
Tanto che io già in quel contesto le avevo detto: mamma, senti, ascoltami, è importante secondo me che tu possa parlare al telefono un attimo con Barbara, che ti spiega nel dettaglio quello che devi fare per l'intervento. Ok, quindi diciamo che te la sei giocata così. Sì. Ok. E Barbara al telefono diceva: allora, signora Tonia, le devo dire che la situazione è così, così, così. E mia madre ascoltava questa voce al telefono. Sempre, secondo me, con la convinzione che questa Barbara, non lo so chi è, bravissimo, però fammi sentire. Bravissimo. Ok. Poi è finito tutto il discorso, l'intervento e tutto, e siamo arrivati nel 2019. Nel frattempo, Barbara, non avendo più la madre e il padre, non so come dirti, si è affezionata, si è legata, certo, a questa voce e a questa persona al telefono. Quindi a volte Barbara mi diceva: ma sentiamo una, chiama tua madre, sentiamo un po' come stava. E io chiamavo mia mamma, la mettevo in viva voce e dicevo: mamma, guarda, c'è Barbara. E poi...